pochi minuti quest'Aula approverà il bilancio di previsione 2017-2019 di Roma Capitale e sancirà così un risultato storico nella storia recente della città. Da anni, infatti, Roma non aveva un bilancio approvato così presto. Devo esprimere innanzitutto i dovuti ringraziamenti all'assessore Andrea Mazzillo, al quale è spettato il compito di mettere ordine in una situazione contabile che portava il segno delle numerose criticità ereditate dalle precedenti amministrazioni, agli assessori tutti che hanno contribuito a questo lavoro, ai miei consiglieri di maggioranza che hanno lavorato senza sosta anche a Natale e Capodanno per proporre soluzioni intelligenti e per arrivare il prima possibile a tagliare questo traguardo, e anche ai consiglieri di opposizione che, pur svolgendo il loro ruolo di critica, hanno evitato pratiche ostruzionistiche che avrebbero avuto il solo effetto di danneggiare la città. Un ringraziamento infine agli uffici del Campidoglio, che hanno lavorato al nostro fianco. Ho parlato di un evento memorabile, infatti lo è, non solo perché avremo la possibilità di usufruire delle premialità concesse dalla legge per gli enti locali, che danno il via libera al bilancio entro il 31 gennaio. Grazie al lavoro svolto, Roma avrà anche una maggiore apertura di spazi finanziari e la possibilità di aumentare gli investimenti. Soprattutto, riportiamo la legalità nei conti del Campidoglio. Con noi è finita l'epoca degli esercizi provvisori che duravano fino a marzo, quando andava bene, se non fino a luglio o oltre. Riconsegniamo alla città la possibilità di programmare le proprie spese e i propri investimenti su base pluriennale. Roma approva il bilancio prima di tante altre grandi città italiane. Milano, non pervenuta. Mi spiace solo dover evidenziare che per le altre città non ho letto o sentito parlare di rischio default o commissariamento del Comune, come invece fatto per noi. Erano chiacchiere. Per la nostra città era il solito tanto rumore per nulla. Per fortuna, oggi ci sono i fatti a parlare per noi. Volevamo approvare il bilancio entro il 31 dicembre. Un traguardo alla nostra portata, visto che abbiamo adottato il progetto in giunta il 15 novembre entro i termini di legge, ma nel nostro caso l'OREF, organo di revisione economico-finanziaria del Campidoglio, ha chiesto di affrontare le enormi criticità create da decenni di malgoverno dell'amministrazione capitolina. L'OREF è stato particolarmente rigoroso, insomma, e mi piace pensare che lo sia stato perché ha ritenuto che questa giunta, a differenza di tutte quelle precedenti, fosse in grado di accettare la sfida del rigore. E così è stato. Abbiamo vinto la sfida. Grazie a un grande lavoro degli uffici e dell'Aula, abbiamo riconosciuto circa 100 milioni di euro di debiti fuori bilancio ereditati dalle precedenti amministrazioni. Abbiamo così dato ossigeno a tanti fornitori del Campidoglio, a piccole e medie imprese che da anni attendevano i pagamenti, e abbiamo liberato spazi finanziari per un importo considerevole. Spazi che vanno a sommarsi ai 60 milioni previsti dalla legge di bilancio dello Stato e ai circa 15 milioni concessi ai comuni che approvano il bilancio entro il 31 gennaio, come nel nostro caso. Questo bilancio di previsione si ispira a principi di responsabilità, verità e prudenza. Questa è la legalità di cui prima parlavo, della volontà di prevedere entrate e spese certe, senza alcuna concessione alla creatività che ha prodotto tanti disastri del passato. Pur nelle ristrettezze accennate e note, cominciamo invece a dare segnali delle nostre priorità e della nostra visione della città. Quali sono un po' gli obiettivi che abbiamo voluto iniziare a perseguire? Una città che taglia gli sprechi e i costi inutili, insopportabili per cittadini e imprese che vivono quotidianamente gli effetti di una lunghissima crisi. Una città solidale, che investe sul sociale e aumenta le risorse destinate ai municipi, circa 230 milioni di euro in totale, e anche ai territori, perché il Comune ha il dovere di garantire a tutti i cittadini la continuità dei servizi pubblici, a partire da quelli sociali ed educativi. Una città equa, nella quale non aumentano le tasse e che anzi cominciano a diminuire, come dimostra la riduzione della tariffa dei rifiuti. Perché crediamo che i romani già paghino abbastanza per saldare i debiti del passato. Una città in cui tutti, e sottolineo tutti, paghino il giusto. In questa direzione andranno le misure di lotta all'evasione e di recupero delle entrate che metteremo in campo già nei prossimi mesi, potenziando il ruolo di accertamento affidato ai municipi e a Equa Roma.
una città dove finalmente parte l'attività di ricognizione del patrimonio capitolino per ridurre gli affitti passivi dell'amministrazione e adeguare ai prezzi di mercato i canoni di concessione pagati dai privati. Il tutto sostenuto da nuovi regolamenti comunali per le stesse concessioni e per gli impianti sportivi. Una città inoltre di cui prendersi cura. In questa direzione vanno risorse e investimenti in più per la prevenzione del rischio idrogeologico, per la manutenzione urbana, come il pronto intervento stradale, le caditoie, il piano LED per l'illuminazione pubblica, per la riqualificazione urbana, grazie ai fondi giubilari salvati dalla nostra Giunta e ai 18 milioni di fondi governativi ottenuti dai nostri progetti per le periferie, per la scuola, in particolare per i servizi di refezione scolastica e per la messa in sicurezza antincendio e antisismica degli edifici, nonché per la piccola manutenzione e per il verde pubblico. Una città in movimento che investe su trasporti e mobilità sostenibile. Sono circa 430 milioni, di cui quasi 300 per completare la metro C fino al Colosseo, 54 per i nuovi autobus, nuovi nodi di parcheggio di scambio, sistemi intelligenti di infomobilità, circa 20 milioni per il Grab, altre ciclabili e corsie preferenziali. Una città che investe e si sviluppa, insomma, ma senza creare sprechi e cattedrali del deserto alle quali siamo purtroppo tristemente abituati. Una città, infine, organizzata ed efficiente. Siamo partiti dalla macchina amministrativa, risolvendo l'annosa questione del salario accessorio, indebitamente erogato in passato ai dipendenti capitolini, senza però mettere le mani in tasca ai dipendenti. Abbiamo proseguito con lo sblocco delle assunzioni per circa 600 vincitori del cosiddetto concorsone, abbiamo assunto oltre 1.100 maestre, precarie storiche da oltre 20 anni. Abbiamo fatto ripartire alcuni concorsi bloccati. Insomma, ci stiamo prendendo cura anche di questa macchina. A proposito delle sacche di inefficienza, porteremo avanti il lavoro di snellimento delle procedure mediante la centrale unica degli acquisti e di committenza, e rinnoveremo il protocollo di vigilanza con ANAC, al quale stiamo lavorando. Tutto questo per avere procedure di gara rapide e sicure sotto il profilo della correttezza. Pensiamo a rilanciare il tessuto imprenditoriale con appalti dove a vincere non siano sempre i soliti e pochi noti, ma piccole e medie imprese che avranno la possibilità di aggregarsi e lavorare per il Campidoglio avendo certezza dei pagamenti. Stiamo procedendo alla riorganizzazione delle società partecipate. Chiaramente si sbagliano coloro che le hanno ridotte nello stato di crisi e inefficienza in cui sono, che le hanno utilizzate per anni come bancomat e oggi vorrebbero privatizzarle. Stiamo procedendo anche al rinnovo dei contratti di servizio, nei quali verrà prevista l'istituzione di comitati di vigilanza per monitorare i livelli di servizi erogati dalle società, applicando precise sanzioni qualora non siano adeguati. Chiaramente tutto quello che ho elencato rappresenta veramente una primissima risposta a chi dice che questo bilancio, in generale la nostra amministrazione, manchi di visione. Noi la visione ce l'abbiamo e anche molto chiara. Roma riparte. Permettetemi anche una piccola digressione. Vale la pena illustrare il contesto in cui abbiamo dovuto operare e le numerose criticità, numerose e note, oserei dire, criticità che ci siamo trovati a gestire. Partiamo da lontano. Da quel debito di circa 23 miliardi di euro emerso al termine delle giunte di centrosinistra dei sindaci Rutelli e Veltroni e dal conseguente commissariamento dello stesso debito garantito dal governo con l'arrivo in Campidoglio del sindaco Alemanno nel 2008, al quale poi è subentrato il sindaco Marino, che ha trovato a sua volta un altro buco di oltre 800 milioni di euro. Per colmarlo, il governo ha dovuto formulare un decreto che nel nome con cui è conosciuto porta la misura della gravità della situazione. Salva Roma. Per farla breve, Roma Capitale è stato un comune commissariato per circa 10 anni. Il risultato che abbiamo trovato è una città bloccata e una macchina amministrativa incapace di programmare le azioni di medio e lungo periodo, che si limitava a gestire, spesso male, l'esistente, fatto di degrado, emergenze e illegalità diffusa. Si tratta di un bilancio che deve fare i conti, è il caso di dirlo, anche con il progressivo venir meno di entrate derivanti dai trasferimenti statali e regionali, ovvero con i continui tagli che negli ultimi anni hanno penalizzato gli enti locali, oltre ogni ragionevole necessità di contribuire agli equilibri finanziari pubblici. Sacrifici spesso vanificati dagli sprechi del governo. Ripristino della legalità, quindi, tagli agli sprechi, rilancio del sociale, investimenti sui trasporti e attenzione all'ambiente. Questa è la nostra visione della città.
È chiara dal principio ai cittadini che ci hanno eletto per guidare Roma. Per loro e solo per loro continueremo a lavorare. A loro chiediamo solo un po' di tempo per cambiare la città, ma possono essere certi che abbiamo già iniziato e che oggi Roma riparte.